al governo abbiamo chiesto che fine abbiano fatto le centinaia di milioni di euro per la realizzazione dei nuovi ospedali calabresi e abbiamo anche chiesto della legittimità dell'intesa tra la Regione Calabria e Infrastrutture Lombarde, società della Regione Lombardia, siglata quando le due regioni erano amministrate dal centrodestra. Inoltre abbiamo chiesto conto dello stato di attuazione dell'accordo di programma integrativo sottoscritto nel 2007 dal Ministero della Salute e dalla Regione Calabria, nonché del monitoraggio sulle procedure della realizzazione dei nuovi ospedali, primo compito affidato al commissario per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario calabrese, come risulta nel provvedimento governativo di nomina del 12 marzo 2015. La Regione Calabria di centrosinistra si è svegliata a distanza di 3 anni dalle ultime elezioni regionali e, dopo aver sottoscritto i contratti per l'avvio dei cantieri, ha annunciato possibili azioni legali, rilevando gravi errori di progettazione. A questo proposito devo ricordare che nel marzo 2015 andai personalmente al Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Calabria, invitando il dirigente generale Domenico Pallaria a verificare le carte prima di dare inizio ai lavori. Con i colleghi parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle avevo formalmente chiesto al governatore Mario Oliverio di illustrare in merito ai nuovi ospedali i problemi e l'iter all'intera rappresentanza parlamentare eletta in Calabria. Un'iniziativa di assoluto buonsenso per coinvolgere, dato che la sanità calabrese è gestita dal governo nazionale tramite il commissario ad acta, tutti i parlamentari espressi dall'elettorato calabrese, tra i quali la collega onorevole Rosi Bindi, presidente della commissione bicamerale antimafia. In proposito, infatti, c'erano grossi problemi, possibili interessi mafiosi, evidenti forzature e strane coincidenze. Il costruttore Technis venne poi raggiunto da interdittiva antimafia, in seguito revocata. Invece, sull'ubicazione dell'ospedale della Piana di Gioia Tauro c'erano stati ricorsi per la scelta di privare una scuola agraria con convitto di una porzione di terreno funzionale alla didattica. Per i maggiori costi di adeguamento infrastrutturale e per l'utilizzo muscolare delle deroghe dell'emergenza sanitaria regionale, con cui si era scavalcata la volontà già espressa dalla maggioranza dei sindaci del territorio. Avevamo denunciato tutto, senza ottenere risposte definitive né dai ministri interrogati né dal capo dello Stato, presso cui pende da anni il ricorso straordinario di un comitato civico della Piana, di Gioia Tauro. Inoltre, l'ospedale di Vibo Valentia doveva e dovrebbe sorgere in zona a rischio idrogeologico molto elevato, classificata come R4. Ne avevo parlato con un procuratore della Repubblica e avevo invitato il governatore Oliverio a riflettere bene e a non lasciarsi sedurre, cosa che però poi fece, dalla moda di siglare protocolli di intesa antimafia che spesso servono per dare una parvenza di pulizia e a pratiche gravate da nebulosità e da ombre di interessi milionari. Oliverio è lo stesso personaggio che sulle questioni dell'ospedale della Piana di Gioia Tauro fece scena muta, audito il 22 giugno 2015 in commissione antimafia rispetto a domande specifiche del collega deputato Riccardo Nuti. Tali attribuzioni appartengono alle specifiche prerogative regionali, sulle quali di norma il Ministero della Salute può limitarsi ad un ruolo di verifica. La questione segnalata dagli onorevoli interpellanti è particolarmente complessa. Essa, difatti, trae origine da una scelta risalente nel tempo di affidare l'attuazione dell'accordo di programma per la realizzazione di 4 nuovi ospedali. Sono stati ricordati, tra questi, quelli di Vibo Valentia, di Piana di Gioia e di Sibaratide, oltre a quello di Calanzaro. Il punto è semplice. Nel 2007 il governo nazionale, all'epoca di centrosinistra, ordinò l'emergenza socio-economica sanitaria per la Regione Calabria e pensò di risolvere i problemi atavici del servizio sanitario calabrese costruendo 4 nuovi ospedali che poi diventarono 3, come è stato spiegato, con l'integrazione a Catanzaro dell'ospedale Pugliese Ciaccio e il Mater Domini. A noi del Movimento 5 Stelle non risulta
che dalla proclamazione avvenuta nel dicembre 2013 il governatore della Calabria Mario Oliverio, renziano dell'ultima ora, abbia provveduto a chiedere lumi al governo in merito all'intesa della regione con Infrastrutture Lombarde, che poi l'antitrust, e qui la contesto sottosegretario, l'antitrust non ha affatto condiviso l'intesa fra le due regioni, anzi l'ha contestata in modo inequivocabile nell'atto del 6 settembre 2011. Bisognerebbe inoltre chiedere lumi ad Antonio Catricalà, magistrato professore di diritto, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi viceministro dello sviluppo economico, in quanto dal 9 marzo 2015 al 16 novembre 2011 fu presidente dell'antitrust. O bisognerebbe chiedere all'attuale sottosegretario allo sviluppo economico, Antonio Gentile, che nel 2011 era sottosegretario all'economia e poi aderì con l'allora governatore Scopelliti al nuovo centrodestra ed in seguito da solo ad Alternativa Popolare. I partiti del Ministero della Salute, Beatrice Lorenzin. Oggi ci suona strano, per non dire incredibile, che proprio Oliverio in Calabria, soprannominato Palla Palla, a ciascuno di voi, mediterà poi sul nome nomen, annunci a 3 anni dal suo insediamento eventuali iniziative legali contro Infrastrutture Lombarde dalla regione ritenuta responsabile, cito la nota stampa ufficiale, di gravi errori di progettazione. Ma Infrastrutture Lombarde non era una garanzia, ripetendo le parole riferitemi dal dirigente Pasquale Gidaro del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici? Dovrebbe chiederselo anche il governo nazionale, visto che ha messo la quota maggioritaria per la costruzione dei nuovi ospedali calabresi. Ricordo, come fosse ieri, la sicumera con cui al Dipartimento regionale Lavori Pubblici mi risposero sulla vicenda dei nuovi ospedali, così come ricordo l'ostinato mutismo del governo Oliverio, per il quale è sempre e solo tutto a posto. Una parte della magistratura ha in mano le carte dell'accordo della regione con Infrastrutture Lombarde e un'altra parte della magistratura aveva già osservato, in attesa di reati, il molto elevato rischio circa il sito dell'ospedale del nuovo di Vibo Valentia. E allora non sono una finzione scenica, forse, i protocolli antimafia che sono stati firmati, se centrodestra e centrosinistra hanno agito allo stesso modo sugli ospedali nuovi della Calabria, destinata a rimanere terra di conquista, terra di affari e di micidiali omissioni. Il senatore ha proseguito poi: il sempre annunciato e mai realizzato avvio dei lavori non può, a mio giudizio, essere addebitato a soggetti terzi, ma all'incapacità delle strutture regionali che ha seguito l'iter procedurale. È curioso allora che il sottosegretario Gentile abbia dimenticato che quelle strutture regionali, cioè il Dipartimento Lavori Pubblici, era sotto la guida politica di suo fratello Pino, ai tempi assessore della Giunta Calabrese guidata da Scopelliti. E stride allora che il sottosegretario Gentile abbia prospettato che, cito, potrebbe anche verificarsi che le ditte aggiudicatarie della concessione, non in grado fino ad oggi di avviare i lavori, potrebbero scaricare le loro inadempienze ed avviare a loro volta un'azione risarcitoria nei confronti della Regione Calabria. Che cosa è questo? È un tentativo forse di preservare il suo gruppo politico cui apparteneva il fratello? E noi vogliamo sapere, e non ci fermeremo, dove sono andati a finire quei soldi, perché cosa sono stati spesi, chi ha sbagliato e chi pagherà di tasca propria. Vogliamo sapere quanti soldi sono stati bruciati e chi non ha vigilato, perché soltanto dopo 10 anni escono fuori questi errori, malgrado i nostri continui avvertimenti. E soprattutto dovete dirlo ai calabresi e agli altri italiani dove siano finiti i fondi per i nuovi ospedali calabresi, e dovete dirlo alle migliaia di pazienti che dalla Calabria partono per il centro nord per cure che alla regione costano circa 300 milioni all'anno. Quindi ditelo a queste famiglie e spiegate che l'emergenza sanitaria in Calabria è stato un business. Continueremo a braccarvi con gli argomenti e non vi lasceremo scampo, perché dobbiamo avere risposte, soprattutto per la dignità di tutti i calabresi e degli italiani che ci hanno rimesso risorse, tempo e salute.